Allora, dobbiamo ulteriormente chiarire certi concetti. Per poterli chiarire, per dire che le cose che stanno avvenendo oggi sono state ampiamente descritte da tempo. No, ma soprattutto progettate, sì. e volute intenzionalmente. Sì. Beh, questo che ci sia stato il progetto lo sappiamo, ma per la buona parte dei nostri amici che restano ancora increduli del fatto che noi abbiamo centrato il problema da svariati decenni, infatti, noi gli dimostriamo che di queste cose si è già parlato, perché anche da ambienti di studiosi che però non erano compromessi col sistema, era stato evidenziato benissimo qual era la strada che certe forze politiche, certe forze economiche stavano prendendo. Bisogna dire, insomma, far rilevare che Giacinto Auriti non era il più bravo del bigonzo, come si dice, era una delle menti pensanti che già all'epoca avevano recepito e individuato le discrasie fra le dichiarazioni pubbliche dei vari ideologi, dei vari filosofi e politicanti, e viceversa, e la prassi è quella che nella realtà effettivamente arrivava. Esattamente. Con i dati che noi possiamo ricordare più eclatanti, per esempio del sequestro e dell'uccisione di Aldo Moro e tantissimi altri fatti analoghi. Esattamente, esattamente. Oh, va detto per inciso che il professor Giacinto Auriti è comunque fiorito negli anni 70, perché lui ha insegnato e continuava a insegnare già da molto tempo, ma ha incominciato a diventare penetrante i suoi concetti fondamentali negli anni 70. Certo. Ma prima di questo periodo c'è stato chi ha scritto delle altre cose. Questo è un libro intitolato La crisi di oggi. È uno dei passi, Questo libro, La crisi di oggi, è stato scritto, volete vederlo per favore? 1926. Va bene? E allora ci leggiamo un periodo di questo importantissimo. No, la cosa che dobbiamo dire per chiarire le modalità e le motivazioni del nostro comportamento è che noi come obiettivo abbiamo quello di riagganciarci alla rivoluzione perduta del 1919-1920, cioè alla carta del Carnaro e tutte le conseguenze leggeremo che ne derivano. Anche questo, questa è la nostra bravissimo, ma vedi, ci arriviamo gradualmente. Cioè, noi quella dobbiamo andare ad aggredire, quella è la rivoluzione mancata, incompleta italiana. Ecco, questo è un numero del 2008 dove c'è un articolo molto importante di niente un po' di meno che di Ruffolo. Ruffolo è stato un sociologo, più volte ministro nei governi Craxi, di area socialista e di pensiero piuttosto consistente. Adesso leggiamo quello che era scritto nel 1926. Perciò, ovviamente è chiaro che le premesse erano state scritte altre volte, alcune di queste le abbiamo già lette, noi arriviamo alle conclusioni del libro. Perciò la vita è rimasta arida e l'umanità si è fatta peggiore, perché l'oligarchia plutocratica, questo era scritto nel 1926. Ma Mussolini ce l'aveva a morte con la perfida Albione e i plutocratici della perfida Albione. Eccola qui. Eppure questa ispirazione ideale, ecco, perché l'oligarchia plutocratica che domina il mondo non ha dato all'una e all'altra un'ispirazione ideale. Eppure questa ispirazione ideale l'umanità la ricerca disperatamente anche attraverso l'orientamento positivo della vita contemporanea. E questa ragione d'essere, illuminata da valori spirituali e morali, questa idea dietro cui far camminare la vita, perché l'umanità non si senta annientata nel vortice folle e vano del consumismo, diciamo, cosa fra le cose, questa idea sorgerà. Essa non potrà però sorgere dal mondo anglosassone. Eccolo qui, orientale. Manco a metterci d'accordo. Le cose sono chiare, sono chiarissime. No, qua, senti come lo dico, nel 1926.
orientato nel pensiero e nell'azione, in senso materialista. Questo mondo può pensare forse al massimo di togliere una consonante alla società delle nazioni per dar luogo a una più sincera e più pratica società delle azioni. Una specie di governo economico del mondo in cui ciascun ambiente apporta il proprio ed in proporzione riceve un tanto. L'immaginazione di qualche insigne pensatore, di qualche grande plutocrate, come abbiamo visto, è già giunta ad un simile concezione. Ed è perfettamente logico che le mentalità che sono un prodotto. Il nuovo ordine mondiale, eccolo qua. È qui un prodotto tipico dell'epoca contemporanea, orientato in senso pragmatista e positivista. Vedano questo sbocco in cui tutto, vita, cose, uomini non sono che entità materiali. Ed è naturale che chi è ai posti di comando da un quadro già reale in cui al di sopra o al di sotto degli stati si vedono i grandi plutocrati accordarsi monopolizzare le materie prime di mercati di consumo, si ritenga possibile di giungere ad un governo economico unitario nel mondo, diviso a sezioni intercomunicanti. Eccolo qui. In cui più praticamente, senza tanti sofismi che intralciano il progresso, uomini, cose, mercati vengono razionalmente ed armonicamente distribuiti. Siccome però i sofismi si chiamano l'uomo ricco che non vuole distribuire la propria ricchezza, ma il prodotto di essa, ciò che è leggermente diverso, si chiamano l'uomo povero che vorrebbe avere non il prodotto della ricchezza degli altri, ma parte di quella ricchezza, ed anche ciò è leggermente diverso, e questo non leggermente, del tutto diverso. Esattamente. E queste disparità riuniscono a lungo andare coloro che non hanno e che vorrebbero avere contro coloro che hanno e non vorrebbero cedere, e tali sofismi si chiamano poi ancora i popoli, le società, gli stati, col loro cervello, il loro spirito, la loro educazione, così l'idea pratica che può sortire dal mondo anglosassone, incarnazione tipica della democrazia e dell'organizzazione massima del capitalismo, idea che si regge sul sottinteso dell'egoismo. Ma quale democrazia? Che lì non c'hanno manco la Costituzione. Beh, che chiamano Costituzione la Magna Carta del 1850. Esattamente. Ma andassero a fare in culo. È naturale, eccolo qua. C'è tutto qui, vedi? Ah sì, eh? Che si regge sul sottinteso dell'egoismo è destinata ad appulciarsi nei roghi delle guerre, quando i popoli sfruttati si decideranno a coalizzarsi e ad insorgere sotto la guida del migliore, del primo che avrà saputo riafferrare attraverso i secoli la storia, le tradizioni, il segno della propria superiorità, e con esso stabilirà il nuovo destino per tutti. Da questo mondo in cui tutto il valore della vita è quello pratico, in cui lo scopo unico è quello positivo, in cui l'uomo è diventato uno strumento fra gli strumenti, in cui esiste e solo può esistere ciò che rende e che questa possa, è la cosa più folle che ci possa essere. Esatto, e che più non è l'uomo quello è, questa è la macchina. Esattamente, all'esigenza materiale dell'uomo, e nulla esiste e può esistere di ciò che può servire all'esigenza spirituale, perché lo spirito è un elemento astratto, non concreto, che non rende, fa perdere tempo, non fa fare quattrini. Da questo mondo materiato, d'egoismi ammantati di falsa moralità, quello che avviene oggi, noi siamo pervasi. Il buonismo del cazzo! Di falsa moralità, la moralità di servire ai bisogni positivi dell'uomo, cioè al suo egoismo. Da questo mondo che ha piegato spirito, pensiero, sentimenti alle esigenze pratiche, che ha positivizzato e voluto, come esso dice, perfino le donne, perfino le donne, certo, facendo perdere loro. Se questo autore avesse visto la realtà di oggi, si suicidava dopo 10 minuti. Perfino le donne, facendo perdere loro ogni carattere simbolico, mistico, astratto, che serviva per l'ispirazione, per il lavoro duro, arido, avaro della vita, e ne ha fatti invece, stimolando nei loro istinti inferiori, delle creature deformi psichicamente e sessualmente, in cui il raziocini sterilisce lo spirito, mentre la carne irretrisce il pensiero. Ma poi pensa con quanta acuzie questa persona, 100 anni fa, vedeva quello che sta succedendo oggi nell'intero mondo. Un genio, è veramente un genio. Un lume, un water.
cui l'azione esteriore spirito mente la carne irrettrisce il pensiero, esseri pratici, egoisti, frigidi, né buoni per il peccato né per la santità, da un mondo che per il puritanismo di avere un'etichetta perfettamente religione. È un bilanciamento dell'astrazione, un limbo. L'uomo è diventato un limbo, il buonismo, il limbo. Ecco, eccolo qui, da un mondo che per il puritanismo di avere un'etichetta religiosa si adopera a riempire le deserte chiese, facendo eseguire fra gli altari danze classiche, supponendo in tal modo che sorgono i fedeli di chi? Altri, se non la fede in se stessi. E vadano a Dio, non insegnando invece l'estrema fallacia dell'uomo, la volgarità e la vanità delle cose materiali, il valore essenziale di quelli immateriali. Da un simile mondo che ha schiacciato tutti i valori spirituali, ideali e morali, non può sortire l'idea che dia agli uomini una ragione di essere e faccia riprendere il cammino della storia. Quest'idea non può sorgere. È sapienza distillata questa. Ma quella è una cosa pazzesca. Allora. Quest'idea non può sorgere che dal mondo latino, che ha gettato nei secoli la migliore semenza ideale, e forse dalla sua siamo cura. Noi questi. E certamente, da Roma quest'idea è germogliata di già, essa parla di Dio, di Stato, di individuo, di gerarchia, di disciplina, di dovere, di superiorità, di forza, di valore, di famiglia, di studio, di lettere d'arte. Essa dice in sostanza che ciò che vale è lo spirito. Un popolo è mobilitato dietro questi principi e dietro un uomo che li ha dettati. La storia di domani potrà forse cominciare da qui. Bravissimo, un genio. Un genio. Noi questo un faro di luce cent'anni fa. E questo è un libro che io ho casualmente trovato nella mia biblioteca e di cui mi ero completamente dimenticato. È un libro che ho acquistato un parecchio tempo fa e adesso, a conclusione di questa lettura, che è veramente molto importante, e siamo noi, quelli siamo noi, esattamente è il nostro pensiero, mentre perché poi una lettura di ma guarda, è incredibile, cioè, io ho parlato prima di queste cose qua, esattamente, cioè, ma è incredibile questa formula di convergenza assoluta, esattamente, assoluta, ma poi perché è descritta con la perfezione di un pensiero. No, ma io l'ho percepito prima che tu lo leggessi, io non sapevo di che cazzo dovevi parlare. È incredibile. In un secondo tempo faremo la lettura di questo importantissimo libro che descrive è tutto il pensiero sociale della Chiesa. Il pensiero sociale della Chiesa, adesso lo facciamo vedere, che è sistematicamente tradito degli ultimi papi. Allora, da almeno 70 anni. Questo libro qua ci dovrà servire per dire: papi, fate schifo. Voi vi siete completamente asserviti al demonio economico finanziario. È sempre la solita plutocrazia. Esattamente. A quella regime di deità assolutamente deleteria per l'uomo. Allora, voi eravate. Facevate gli usurai nel Medioevo, cari papi, adesso voi siete i servi degli usurai, ma lo diremo un'altra volta perché qui c'è scritto tutto, invito i nostri amici a rendersi conto che in questo libro c'è tutta la storia del pensiero sociale della Chiesa, espressa in molte encicliche, che non sono quelle che questi papi stanno ripetendo, dicono tutto fuorché queste encicliche, invece quello che ci interessa... sono loro per condannare i gay, no? Quello riescono a dire. Sì, appunto. Oppure date ai poveri perché è giusto che la povertà è ingiusto che la povertà crei queste disparità. No, fra poco. Però si dimenticano di dire che la ricchezza ce l'hanno in mano per l'85% mondiale loro. Esattamente. Fra quindi... poco, su richiesta dei loro compari, dichiareranno che Gesù Cristo era un gay. No, tireranno fuori il rapporto. Probabilissimo. Non mi stupisce affatto. I rapporti di amicizia c'era Gesù Cristo e Giovanni il Battista. No, è Giovanni, scusa. E Giovanni, l'Apostolo Giovanni, sì, San Giovanni, sì, sì. Che viene descritto già in termini molto femminei, perché cogliamo l'occasione per dirlo, in tutte le ultime cene vicino a Gesù c'era una figura femminile. Sì, sì, la Maddalena probabilmente. Che era la Maddalena, sì, la moglie di Gesù. Sicuramente. Su queste cose sono stati fatti dei film, sono stati fatti dei scritti. Gesù che non si sa se sia il Nazareno, se sia qualcun altro. L'ultima cena. L'iconografia, diciamo, ecco, ci riporta l'ultima questa cena. Cosa. Parliamo del mito. L'ultima cena.
e soprattutto l'ultima cena, quella cosa più chiara di tutti, era l'ultima cena di Leonardo da Vinci, tant'è vero che il libro che ha avuto questo successo strepitoso, Il Codice da Vinci, in forma indiretta, è un romanzo, racconta appunto questa vicenda. Che cosa hanno fatto dopo il 600? Che no, cosa aspetta, ti voglio fare una piccola postilla. Com'è che tutte queste semi-verità o questi dubbi su una certa, diciamo, mitologia, no? Avvengono incredibilmente negli ultimi 20 anni. Perché come la gente sta cominciando ad aprire gli occhi? Ma non solo, perché qualcuno gli ha dato gli input per aprire gli occhi. Esattamente, esattamente. E è la fazione che sta attualmente conquistando il potere. Esattamente, però tieni anche presente che in quel settore un allargamento delle conoscenze è dovuto anche all'informatica, telematica. La diffusione diffusione di libri, miglioramento delle tecniche di stampa e soprattutto la massa di individui che in una maniera e nell'altra sono stati alfabetizzati nelle università. Certo. Ricordiamocelo bene. Certo. Comunque, per quanto con informazioni devianti, informazioni diciamo del tutto depistanti, però comunque hanno creato una mente aperta rispetto alla massa di ignoranti, una mente capace di recepire certi messaggi, una mente capace di recepire certi messaggi. Allora, tornando al discorso iniziale, siccome quella figura che si trovava vicino a Gesù era sicuramente una figura femminile, questa figura dal 600 in poi hanno detto essere San Giovanni. Allora, è importante questo concetto, perché questo San Giovanni in realtà è un San Giovannino, cioè è una figura femminile. Allora, sei tu, prete del 600, prete della Controriforma, che vai da tempo suggerendo una figura come minimo intermedia tra il maschio e la femmina, che si accompagna essendo vicino a Gesù Cristo. Attenzione, che è molto importante. Non bisogna scordare poi che negli ambienti colti, fin dell'antica Grecia, la psiche femminile è sempre intervenuta in qualche modo, o attraverso i peripatetici, quelli non... No, vabbè, ma che cosa, dove voleva arrivare? Che c'è una parte non solo maschile, ma anche intermedia o femminile. Esattamente. Ma da sempre, non adesso. Femminilità è stata esaltata fin dai tempi in cui gli antichi egiziani hanno divinizzato la luna col nome di Isile, quindi ti immagini, la femminilità c'è sempre. Che sarebbe poi la Madonna, insomma, ricordiamoci. Esattamente. La Madonna è la trasformazione nell'ambito del cristianesimo di Iside e delle varie altre divinità femminili, per esempio, anche Proserpina. Ma certo, ma c'è anche, ad esempio, vedevo ieri sera, leggevo una cosa e si faceva riferimento a San Giorgio, all'Arcangelo Gabriele e a Horus. Certo. A Horus che sconfigge il male, il demone, anche lì, il dragone. Queste conoscenze sono molto importanti. Quindi sono riflessioni storiche successive di una stessa immagine. Esattamente, deriva dalla storia e dalla archeologia storica. Ricordiamoci che l'archeologia di oggi si è avvalsa di un'infinità di scoperte che stanno trasformando completamente la cultura del mondo colto, perché questi non possono fare... Basta ricordare i 550 Vangeli apocrifi che di cui la Chiesa non ha mai tenuto conto. Ha tenuto conto per distruggerli. Per distruggerli, accantonarli e dire, dare il placet sui quattro che ha scelto che vanno bene. Allora, che fra l'altro fra loro confliggono pure in molti aspetti. Parecchio. Allora, da questo punto di vista è importante quello che hai detto, perché dobbiamo anche dire che la Chiesa, dovendo creare una gerarchia
politica, perché la Chiesa, ricordiamocelo sempre, grazie a Costantino, non è stata più un movimento religioso, ma una gerarchia politica. No, ma oltretutto uno Stato dentro lo Stato. Esattamente. Prima dentro l'impero e poi nei vari Stati nazioni che si sono venuti a creare. Esattamente. Stato esso stesso. E questo fatto. Ma è la sua identità giuridica è quella, è uno Stato. Tant'è che c'è una rappresentanza all'ONU della Chiesa, Stato del Vaticano, che cazzo c'entra? L'unica religione che ha una rappresentanza. È allucinante. Allora, questo che significa? Significa che loro sono stati costretti a delimitare anche il messaggio costitutivo del loro potere politico. Allora, per concludere questo importantissimo discorso che abbiamo fatto, leggiamo un articolo, ovviamente non tutto l'articolo, però questo che c'è scritto qui è più che sufficiente per far capire, ad esempio, come ragiona un intellettuale di vaglia, che è il professor Giorgio Rufolo, che fu più volte anche ministro e fu quello che tentò, in un momento particolare della storia italiana, di fare un progetto di carattere economico, un piano quinquennale, però di carattere socialdemocratico e non di carattere stalinista, e che finì nel vuoto, ovviamente, perché le forze liberali bloccarono e il governo di Craxi era composto anche di individui che erano interessati a combattere qualunque rivoluzione concettuale. Esattamente, a combattere anche l'aspetto nazionalistico che era intrinseco al governo craxista, e lo vediamo anche qui. Ecco, leggiamo. Beh, l'ultimo governo nazionale è stato quello di Craxi. Esattamente. Chi ha fatto interessi nazionali? L'ultimo andreottiano, prima che si facesse convincere a cedere alle armi alle banche. E guarda, qui c'è scritto, lo leggeremo poi in paginette, ma è importantissimo. Allora, Giorgio Rufolo, il congedo della socialdemocrazia. Ah, eccolo qua, vedi? La sua formula felice consentiva di rendere compatibile lo Stato nazionale e il mercato capitalistico in un patto mai scritto. Uno dice sempre Stato nazionale, ma lo Stato è nazionale intrinsecamente come concetto. Sì, però parlando ad esempio di un futuro Stato europeo, non è più nazionale. Ma non è uno Stato, è una federazione o una confederazione. Dovrebbe essere una confederazione, certo, come noi abbiamo sempre predicato, per salvaguardare proprio la sovranità degli Stati. Certo, e delle nazioni. Allora, la sua formula felice consentiva di rendere compatibile lo Stato nazionale e il mercato capitalistico in un patto mai scritto. Componenti essenziali di questo patto, una politica macroeconomica che spingeva l'economia verso un livello di domanda corrispondente alla piena occupazione. Queste sono le cose importanti. Certo. Una politica di redistribuzione delle risorse. Questa è l'idea socialista vera. Che poi la propongano i cristiani o gli ortodossi o gli islamisti. E questa? Esatto. Allora, la rivoluzione sociale. Una politica di redistribuzione delle risorse che garantiva a tutta la comunità nazionale un elevato livello di servizi sociali. Una politica dei redditi che assicurava, grazie a un aumento proporzionale della produttività dei salari, un alto grado di consenso sociale. Attenzione, aumento proporzionale di redditività di salari. Non si può aumentare a dismisura il salario laddove c'è il crollo dell'economia. La politica che fa questo pazzo criminale di Matteo Renzi, è un criminale. La deflazione che è oramai conclamata dello 0,6% che ha stabilito l'Istat qualche giorno fa è indice dell'assoluta inefficacia delle risorse e delle soluzioni che hanno architettato questi infami qua. Per garantirsi il potere aumenta gli stipendi agli statali. No, non solo aumenta, quello meno redditizio. Ma no, ma aumenta soprattutto non solo aumenta lo stipendio, ma aumenta la tassazione. Esattamente. Adesso siamo arrivati al punto che un impiegato, un operaio, leggevo proprio ieri sera, che
che prende 1400 euro al mese, in realtà all'imprenditore ne costa 3800. Esattamente. 3840. Esattamente. E allora siamo qui all'abominio, allo schifo che può portare avanti solo un governo governato da pazzi criminali, no, come incapaci, incompetenti, sì, e criminali. Soprattutto criminali e venduti. Esatto, quando un capo di un governo è ragione in questi termini, è un criminale, perché un criminale che uccide una persona lo è perché uccide una persona, crea il danno a una persona. Questo pazzo qui, li chiameremo a rispondere, come abbiamo fatto già in tutte le nostre querele, risponderanno di assassinio, di strage, di tutti quelli che si stanno suicidando adesso in questi ultimi 2 o 3 anni. Esattamente, stai attento di non perdere di vista le cose. Ed è un alto grado di consenso sociale. Allora, questo governo qui ha il consenso, si garantisce solo il consenso degli statali, punto e basta, cioè dell'elemento meno produttivo e anzi molto spesso criminale, certo, che deruba i cittadini che producono. La socialdemocrazia aveva potuto realizzare questa formula felice grazie al suo controllo delle grandi organizzazioni sindacali e alla sua tacita alleanza con lo Stato nazionale, due forze formidabili nel panorama del dopoguerra. Guarda quanto è importante l'integrazione che poi fu concepita anche durante il fascismo, perché le corporazioni fasciste non sono altro che la cosa più intelligente, che sono le filiere della produzione. Esatto, le filiere della produzione e il coinvolgimento dei sindacati. Quindi non la separazione in caste, anche lì, degli operai, dei lavoratori, degli impiegati, ma filiere. Esattamente. Come era nella Firenze medievale, rinascimentale. Esattamente. Comunale, meglio. Esattamente. Comunale, vabbè, la Firenze rinascimentale era qualcosa di più dei comuni, sì, perché sennò i comuni, noi li andiamo a identificare con i comuni medievali, era ben altra cosa. Certo. Nell'ultimo quarto di secolo scorso queste due forze sono state fiaccate da una nuova esplosione capitalistica. Certo. La liberazione dei movimenti internazionali. I liberatori ci hanno portato il capitalismo. Eccolo qui. La liberazione dei movimenti internazionali dei capitali ha sottratto agli stati l'iniziativa economica. Certamente. Una nuova rivoluzione tecnologica. Senti, che entra in gioco. Quanto è importante come bene inserisci questi concetti. Una nuova rivoluzione tecnologica ha indebolito gravemente la forza contrattuale dei sindacati. Certamente. Ed è verissimo. Certamente. Ai quali i sindacati lo Stato avrebbe dovuto trovare appunto degli ammortizzatori sociali o degli meccanismi di correlazione e di, diciamo, riequilibrio per dare di nuovo reddito a quella fascia di lavoratori estromessi dal lavoro e a quei lavoratori che continuavano a lavorare ma soppiantati dalle macchine. E qui sono mancati, i sindacati, i quali comprati, sono dimenticati. Ma sono stati gestiti da autentici criminali, perché queste cose noi le dobbiamo dire perché le conosciamo. A noi, membri di un sindacalismo professionale, come sono io ad esempio, che noi vivevamo veramente organizzando corsi di aggiornamento e formazione, a noi ci hanno in tutti i modi boicottato e troncato le gambe, mentre gli altri sindacati di regime, fingevano di organizzare corsi di aggiornamento e non li facevano mai, hanno incassato i soldi dell'Europa. Come fingevano di creare le reale opposizione o dimostrazioni. O richieste, diciamo, in vario modo, no? Esattamente. Tutta apparenza, no? Esattamente. Niente di costruttivo. Questo ha cambiato radicalmente in tutto il mondo industriale avanzato i rapporti di forza tra capitale e lavoro e tra economia e politica. Certamente. È vero, perché da parte dei rappresentanti dei lavoratori non c'era questa capacità di gestire la modernizzazione della macchina, l'irruzione della macchina nella produzione. Della tecnologia più che della macchina. Ecco. Ha anche cambiato i rapporti di forza tra gli stati capitalistici. La globalizzazione non è un fenomeno acentrico, attenzione a questi concetti.
al suo epicentro, il suo quartier generale, nel paese industrialmente più avanzato, dove affluisce la parte di gran lunga più ampia del risparmio mondiale e dove si concentrano oltre i 4/5 delle gigantesche imprese multinazionali, agli Stati Uniti. Già emersi alla fine della guerra come la più grande potenza economica, oltre che militare, del mondo, gli Stati Uniti sono i soli che si possono permettere una politica economica indipendente, soprattutto per l'emissione monetaria ad libitum del dollaro. Ma perché la possono, questa emissione la possono sostenere, la possono sostenere con le multinazionali che controllano tutto il mondo, certo, dal punto di vista della rapina dei beni. Le risorse le creano i cinesi oggi, esattamente, producendo in maniera spropositata, esattamente, però il valore del prodotto cinese se ne appropriano le multinazionali bancarie americane e inglesi. Esattamente, comunque anche lì emergeranno dei contrasti che verranno. La Cina gli do il polpo. Sì, vabbè, ma queste cose finiranno presto, lo vedrai. Sì, sì, sì. La Cina già sta facendo un sacco di operazioni, tipo il cambio diretto con il rublo, la moneta. Quando hai la forza per farle, le fai. Certo. Allora, a parte che quindi il gigante si prima. Già emersi alla fine della guerra come la più grande potenza economica, oltre che militare, del mondo, gli Stati Uniti sono i soli che possono permettere una politica economica indipendente e finora condizionante sul piano mondiale. Negli Stati Uniti si è realizzato un legame e un imbricamento strettissimo fra gli interessi del capitalismo finanziario concentrato in Wall Street e gli interessi della potenza politica e militare americana, in una identità mai raggiunta durante tutta la storia americana. Certamente, chiudiamolo qui perché siamo quasi a 40 minuti, sì, dai. Il congedo della socialdemocrazia si spiega dunque con il nuovo squilibrio sociale provocato dalla controffensiva capitalistica nell'ultima parte del secolo scorso e con l'indebolimento economico, oltre che politico e militare, degli stati nazionali di quell'Europa che è indiscutibilmente la sua patria. Infatti. Attenzione. Infatti. È un congedo che può essere fatale per la democrazia e per la pace nel mondo. Un capitalismo senza freni genera una forza disgregante dell'equilibrio ecologico e della coesione sociale. Una superpotenza solitaria perde il suo senso dell'equilibrio e la sua stessa percezione delle conseguenze della sua potenza. Qui si riferisce agli Stati Uniti. Certo, certo. Il congedo della socialdemocrazia lascia dunque un vuoto terribilmente pericoloso che le politiche di accomodamento del tipo terza via sono ben lontane dal colmare. Non si tratta infatti di intervenire sui terminali per ridurre l'impatto della corrente, ma sulla fonte dello squilibrio. Certamente. Una risposta più radicale ovviamente c'è, non si deve inventare niente, ma non riesce a raggiungere il suo stato di sviluppo critico. Chiamiamola la risposta dell'equazione aurea. La socialdemocrazia può riacquistare il terreno per tutti e rientrare, per così dire, in servizio solo a livello sovranazionale, solo riconoscendosi in un soggetto politico che trascenda i limiti di potenza degli stati nazionali, assumendo una portata comparabile con quella della superpotenza americana. Qui si riferisce al fatto che una unità europea può avvenire non in termini come di oggi del superpotere economico finanziario che in Europa viene gestito dalla Banca Centrale Europea, ma da una politica socialdemocratica intrinseca nella politica europea dell'unità europea. E quindi il confronto non ci potrà mai essere, certo, con le grandi potenze. Una socializzazione delle imprese, una socializzazione della partecipazione democratica dei cittadini alle elezioni degli organismi europei. Quelli veri, non eletti dai superpoteri. Lo stiamo per finire. Una parola come quella del superpotere. Con un suo progetto di riequilibrio tra la potenza del capitalismo e il potere democratico nell'area europea e di riequilibrio tra la superpotenza americana e una superpotenza europea, due obiettivi che sono alla portata dell'Unione Europea. Ma dei popoli, non dei superpoteri economici. Nessuno può sottovalutare il cammino che l'Europa ha percorso in questa direzione, in questo mezzo secolo, della sua genesi miracolosa e controintuitiva.
rispetto al senso comune della saggezza politica convenzionale. Inutile enumerare di questo percorso le tappe essenziali, dal mercato unico alla moneta unica, dall'Europa dei 6 a quella dei 25. In quel percorso si sono create tutte le premesse politiche di un grande balzo in avanti verso un soggetto politico rivolto all'obiettivo del riequilibrio e sociale e internazionale. Che questo fatidico obiettivo sia contrastato dalle forze più conservatrici e retrive dei paesi europei, di cui sono espressione tutti i governi europei di oggi, dai nazionalismi della destra reazionaria, eccoli qui, quando mi dicono guarda che Renzi è uno quella della che chiamano Renzi, destra, non della vera destra, che poi è una terminologia, destra che l'identificazione del fascismo, il fascismo è stato il più a sinistra, infatti tutti, quindi, la destra reazionale, si parla della destra economica finanziaria, quella del capitalismo, esatto. Ecco, che lo sia anche da quelle egemonizzate dal pensiero liberista e soprattutto dalle seduzioni di un capitalismo selvaggio altrettanto. E però che lo sia anche da una parte non piccola dei partiti socialisti che si richiamano al riformismo socialdemocratico, lo è assai di meno. Quindi lui si tiene molto, ma dice appunto che non sta denunciando quelli che sul tipo del Partito Democratico sono in realtà i veri autentici servi del capitalismo finanziario. Collaborazionisti. Eppure le ragioni ci sono e bisogna considerarle con serietà. Basta, andiamo, con questo chiudiamo. Ciao a tutti.